Nel fondo della foresta giace un piccolo seme. Per 8 mesi è rimasto lì, assopito, durante il lungo periodo invernale, profondamente sepolto sotto la neve. Adesso che è tornata la primavera, all'interno del piccolo seme si sveglia la vita. Dall'involucro spunta fuori la radice primaria, si apre facilmente un varco nel suolo non più indurito dal gelo e scende in profondità. Tutta questa attività possiamo osservarla grazie a uno speciale procedimento cinematografico, l'accelerazione. Sul suolo l'involucro cade e i cotiledoni, ormai liberi, si innalzano sul lungo stelo che si protende in cerca della luce del giorno e del vivificante calore del sole. Nel periodo di rapida crescita iniziale, il germoglio aveva attinto il suo nutrimento direttamente dalle scorte accumulate nei cotiledoni. Ma le foglie sono già in grado di assicurare alla pianta il necessario nutrimento. Spuntano altre foglie che stendono le sottili lamine alla luce del sole. Adesso hanno già assunto la loro forma tipica. Questa forma ci dice che la pianta è un acero. La linfa zuccherina comincia a salire quando si allenta la morsa dell'inverno e questo fenomeno si può notare in tutti gli aceri, anche in quelli senza incisioni, perché la linfa gocciola dai rami spezzati. Se gela durante la notte, si formano dei ghiaccioli. Poco tempo dopo, la linfa raggiunge le gemme invernali situate nella parte più alta dei rami e dei ramoscelli. È arrivata la primavera. Si schiudono le gemme, spuntano le foglie. Spuntano anche i fiori, quasi contemporaneamente alle foglie. Ora l'aria è carica del profumo dei fiori, la terra si ammanta di una vegetazione nuova e lussureggiante, dove brilla quel verde tenero caratteristico della primavera. Gli uccelli, tornati dai paesi caldi, si nutrono di insetti attirati dal nettare dei fiori e alcune specie trovano asilo nel cavo degli aceri. Foresta e prateria si sono ricoperte di verde. È già estate. Ma che cos'è questa foglia verde che ogni anno torna ad allargarsi sotto i raggi del sole? È la più importante struttura organica che esista sulla superficie del globo. In definitiva, è dalla foglia verde che dipende ogni forma di vita sulla Terra, compresa quella dell'umanità. La foglia è una lamina di cellule, sostenute da una nervatura e disposte in modo da offrire alla luce solare e all'atmosfera la maggior superficie possibile. Ecco la sezione di un frammento di foglia vista al microscopio. Dato che è difficile distinguere i diversi strati di cellule, ci serviremo di un diagramma che rappresenta il frammento di foglia come apparirebbe enormemente ingrandito. Così risultano più chiari i particolari della sua struttura. Innanzitutto, uno strato di cellule superiori ricoperte da una sottile cuticola. Queste cellule formano un disegno irregolare e si incastrano l'una all'altra come i pezzi di un rompicapo. Sotto l'epidermide protettiva c'è un secondo strato di cellule che si presentano sotto forma di colonnine affiancate le une alle altre. È il tessuto a palizzata. Qui
dove si nota una moltitudine di granelli verdi, i cloroplasti, la pianta verde accumula l'energia della luce solare. Sotto il tessuto a palizzata vi sono altre cellule largamente e irregolarmente distanziate che contengono meno cloroplasti. E il tessuto lacunoso, chiamato così per via dei grandi spazi o lacune che si trovano tra una cellula e l'altra. L'epidermide inferiore è costituita da un altro strato di cellule incastrate, simili a quelle dello strato superiore, salvo che per un particolare importante di cui ci occuperemo tra poco. Tale insieme non è altro che un complicatissimo laboratorio chimico in grado di compiere un lavoro che fino ad oggi tutte le risorse della chimica moderna non sono riuscite a riprodurre. In breve, la foglia è l'organo capace di utilizzare l'energia della luce solare per trasformare sostanze elementari, anidride carbonica dell'aria, acqua e sali minerali della terra, nel complesso nutrimento necessario alla pianta. Le materie prime provenienti dal suolo vengono assorbite dalle radici. La radice è una struttura ramificata che si suddivide in un gran numero di radichette. Ogni radichetta è munita di microscopici peli, i peli assorbenti. Essi hanno il compito di succhiare dal suolo l'acqua in cui sono disciolti, in piccola quantità, alcuni sali inorganici. L'acqua assorbita, passando da speciali condotti, circola nelle radici e nel tronco dell'albero. I condotti sono formati da lunghe cellule tubolari con parti opportunamente rinforzate. Ecco una di queste cellule. È stata isolata dai tessuti circostanti per mostrarne meglio la forma. Ed eccone un'altra. Molte di queste cellule sono saldate le une alle altre in modo da formare un lungo tubo in cui possono circolare i liquidi. Il legno del tronco e dei rami contiene un gran numero di cellule di questa specie che formano un sistema di canalizzazione in grado di trasportare la linfa in tutte le parti dell'albero. Questa sezione trasversale, vista al microscopio, permette di osservare gli orifizi dei canali. Intorno ad essi stanno strette le fibre del legno che danno forza e rigidità all'insieme della struttura. Separando le une dalle altre, ci rendiamo conto che le fibre sono più sottili dei canali, anche se le loro pareti sono relativamente più spesse. Ecco come appare un pezzetto di legno notevolmente ingrandito. I canali sono in rosso, le fibre in giallo. Oltre a questi due tipi di cellule, che sono disposte nel senso della lunghezza dei tronchi e dei rami, ce ne sono altre, riunite in strisce, che formano con i canali un angolo retto. Queste strisce di cellule, qui colorate in azzurro, costituiscono i raggi midollari. Essi completano il sistema circolatorio dell'albero, permettendo ai liquidi di circolare lateralmente nel tronco e nei rami. Altro elemento da notare: gli anelli concentrici, che indicano l'età del legno e che sono dovuti al diverso ritmo di crescita dalla primavera all'autunno. Da un lato si trovano le cellule a pareti spesse, formatesi durante l'autunno, periodo di crescita lenta. Dall'altro le cellule a pareti sottili, formatesi in primavera, periodo di crescita rapida. La diversa disposizione di queste strutture microscopiche, anelli concentrici, canali e fibre, raggi midollari, conferisce a ogni tipo di legno un aspetto e una consistenza particolari. La rete di canalizzazione porta l'acqua nel tronco e nei rami. Distanza enorme se si pensa al diametro microscopico dei vasi. Questi tubicini arrivano fino all'estremità dei più piccoli ramoscelli e in ultimo fino al gambo della foglia, il picciolo. Nella sottile lamina della foglia i condotti si suddividono in una rete di capillari.
In questa sequenza, vista in accelerazione, l'acqua, colorata in azzurro per renderla più visibile, scorre nei capillari che la portano fin nelle cellule delle foglie. Penetra nei più minuscoli vasi e si diffonde nei tessuti circostanti. L'epidermide della foglia, in particolare quella della faccia inferiore, è disseminata di una quantità di forellini, gli stomi, che lasciano uscire aria e vapore acqueo. Le due cellule speciali che compongono lo stoma cambiano forma per effetto delle condizioni atmosferiche e regolano così il grado di apertura e il tasso di evaporazione. La quantità d'acqua eccedente fuoriesce dagli stomi sotto forma di vapore nell'atmosfera. Questo fenomeno si chiama traspirazione. Sempre attraverso gli stomi, l'anidride carbonica dell'aria penetra negli interstizi del tessuto lacunoso, venendo in contatto con le cellule del tessuto apalizzata. L'acqua e l'anidride carbonica, due elementi necessari alla pianta per la sintesi del nutrimento, vengono così introdotti all'interno di questo microscopico laboratorio. La luce solare fornisce l'energia necessaria per la reazione chimica. La foglia dunque, per assolvere bene al proprio compito, deve avere la migliore esposizione possibile. Per questo l'albero innalza il tronco verso l'alto e protende in larghezza i suoi rami. La reazione chimica che avviene nelle cellule della foglia, in presenza della clorofilla, si chiama fotosintesi o assimilazione clorofilliana. Tale reazione, nel conciso linguaggio della chimica, si traduce così. 6 molecole di anidride carbonica più 6 molecole d'acqua danno una molecola di zucchero più 6 di ossigeno. Un prodotto di questa reazione è l'ossigeno. Ed è cosa risaputa da molto tempo che una pianta verde libera ossigeno quando è esposta alla luce del sole. Lo zucchero, altro prodotto di questa reazione, appare al microscopio sotto forma di cristalli. Se non ci fosse un meccanismo di controllo, lo zucchero renderebbe la linfa troppo densa. Il meccanismo di controllo consiste nel trasformare immediatamente lo zucchero in amido. Tale trasformazione fa sì che lo zucchero venga eliminato dalla soluzione e immagazzinato sotto una forma insolubile. Un esperimento tipico serve a dimostrare la formazione dell'amido. Su una foglia esposta al sole si incolla una mascherina che ne ripara una parte dalla luce. Dopo diverse ore di esposizione, la foglia ha accumulato amido nella parte illuminata. Si immerge la foglia in acqua bollente, poi se ne estrae la clorofilla in un bagno d'alcol. La foglia è diventata quasi incolore. Subito dopo si immerge in una soluzione di iodio. In presenza dell'amido, l'iodio genera una caratteristica sostanza nerastra. La disposizione di questa sostanza nella foglia indica le zone dove si è formato l'amido. Dato che la parte coperta dalla mascherina rimane incolore, se ne conclude che lì non si è formato amido. L'amido, fabbricato e immagazzinato nella foglia, può essere ritrasformato in zucchero. Sotto questa forma solubile viene trasportato dalla linfa verso altre parti dell'albero per fornire, secondo la necessità, l'energia necessaria ai fenomeni della crescita. La linfa deve affluire in abbondanza, soprattutto per la formazione dei fiori e dei semi, in altre parole, per garantire i fini primordiali della riproduzione e della conservazione della specie. I fiori, benché siano piccoli, si notano facilmente.
si vedono pendere in grossi grappoli dai rami in primavera. La loro forma varia secondo la specie. In alcune specie i fiori sono unisessuati. Vi sono fiori con elementi maschili e fiori con elementi femminili. In altre, i fiori sono bisessuati, vale a dire che la produzione del polline e la formazione dei semi sono assicurate dallo stesso fiore. L'impollinazione si effettua per mezzo del vento. Il polline viene soffiato dalle antere di un fiore agli stigmi di un altro. Appena i fiori maturi vengono impollinati, si formano i semi. I semi alati si chiamano samare. In alcune specie i semi rimangono attaccati ai rami per tutta l'estate. Nelle annate favorevoli i grappoli sono numerosissimi e gremiti di semi. La forma delle samare varia secondo la specie, ma gli elementi che le compongono sono più o meno gli stessi. I due semi, che si prolungano in una aletta e che sono riuniti in un samaridio, sono attaccati alla base mediante un peduncolo comune. Arrivati alla maturità, i semi si separano. Ognuno cade volteggiando e il vento può spingerlo molto lontano. Lì dove andranno a posarsi, trascorreranno l'inverno sepolti dalla neve. Di tutti i germogli che coprono il suolo, soltanto i più robusti sopravviveranno. Alcuni, non ricevendo abbastanza aria o luce, deperiranno. Altri soccomberanno ai rigori dell'inverno o alle ferite inflitte loro dagli animali. Gli alberelli cresceranno e ricopriranno tutto il sottobosco. Quelli abbastanza robusti per resistere alle tempeste e per reggere il peso della neve diventeranno i futuri signori della foresta. La loro forza si è formata poco a poco grazie alla misteriosa alchimia che avviene all'interno della foglia. Abbiamo visto di che cosa è fatta la foglia e qual è il suo compito. Ma questo compito come lo assolve? Nessuno lo sa. Di sicuro sappiamo soltanto che esso è legato alle proprietà della clorofilla, facilmente estraibile da qualunque pianta. Oltre alla clorofilla, nelle foglie ci sono altre sostanze colorate che è facile isolare dal verde per mezzo di appositi solventi. I pigmenti gialli del carotene o della xantofilla, sempre presenti, in genere sono mascherati dalla clorofilla. Qui i due colori sono chiaramente distinti. In autunno la disintegrazione della clorofilla lascia apparire i pigmenti gialli e arancio che danno splendore al paesaggio autunnale. Ma la più sorprendente particolarità delle nostre foreste sono le innumerevoli sfumature di rosso di cui si colorano in autunno le foglie dell'acero e di alcune altre specie. Queste colorazioni sono dovute alla presenza di svariati pigmenti, le antocianine, che di solito non sono presenti nelle foglie verdi. Si formano in autunno nel momento in cui si disintegra il contenuto delle cellule delle foglie, quando notti fredde si alternano a giorni soleggiati. Le gelate, uccidendole a poco, fanno assumere alle foglie i brillanti colori autunnali. Dal verde della foglia viva al marrone della foglia morta, esse passano attraverso tutta una gamma di gialli, di rosa e di rossi. Thank you.
La ricchezza dei colori, la bellezza delle forme, l'intensità dei profumi tanto piacevoli per l'uomo hanno per i fiori tutt'altra funzione. Essi contribuiscono alla riproduzione delle piante, assicurandone la continuità. Quando si formano i germogli, la pianta si prepara alla riproduzione, poiché dai fiori si formano frutti e semi. Nelle piante, l'incontro tra gli elementi maschili e femminili avviene nel cuore del fiore. È proprio qui, dove si trova l'organo femminile, il pistillo, che si trasformerà in frutto e conterrà i semi. Intorno al pistillo vi è l'insieme degli organi maschili, gli stami, dove si forma il polline. Quando i grani di polline si depositano in cima al pistillo, avviene l'impollinazione e quindi la fecondazione. Il polline è trasportato dagli stami ai pistilli in diversi modi. Il vento trasporta il polline delle graminacee, dell'erba e di numerosi alberi. Così i fiori dell'acero dispongono gli stami e i pistilli in modo da cogliere anche la più leggera brezza. Il salice tenta di aumentare le possibilità di riproduzione producendo un'enorme quantità di polline. Tuttavia, per molte piante sono gli insetti che assicurano il trasporto del polline. Fra tutti, l'ape è il più servizievole. Le api sono particolarmente adatte per questo lavoro. Il loro addome è ricoperto da sottili peli sui quali aderiscono i grani di polline. Vagando qua e là, l'ape trasporta il polline dagli stami di un fiore ai pistilli di altri fiori. Anche se il fiore è quasi chiuso o nascosto, l'ape riesce comunque a compiere la sua missione. Può penetrare in piccoli spazi, avanza, indietreggia e se ne va zigzagando. L'impollinazione, tuttavia, non è la preoccupazione principale dell'ape. Il suo lavoro non è diretto ai fiori, ma all'alveare. La ricerca del nettare dei fiori è il motivo per cui si sposta dall'uno all'altro, raccogliendo questo prezioso tesoro nascosto in fondo alle corolle, che con il polline costituisce il principale nutrimento delle api. Così, queste ricevono dai fiori i loro alimenti e in cambio ne assicurano l'impollinazione. Nel frutteto, al momento della fioritura, sbocciano migliaia di fiori. Ognuno di loro, per diventare frutto, ad esempio una mela, deve essere singolarmente impollinato da un'ape. E durante tutta la fioritura le api fanno un ricco raccolto di nettare e di polline. Vivono all'interno dell'alveare circa 60.000 api in una vera e propria società fortemente organizzata. La maggioranza è costituita da femmine sterili chiamate operaie. Vi sono anche alcune centinaia di maschi o fuchi che non lavorano mai. Alcuni di loro, al momento del volo nuziale, si uniranno all'ape regina per fecondarla. In autunno tutti i fuchi, divenuti ormai inutili, sono espulsi dall'alveare e uccisi dalle operaie. Al centro dell'alveare si trova la cella reale. Questo è il territorio della regina, continuamente circondata dalle operaie che la nutrono e le procurano tutto ciò di cui lei ha bisogno. La regina depone le uova continuamente, tranne in inverno. All'inizio dell'estate, ella può deporre fino a 1500 uova al giorno. Durante la sua vita, che dura 2 o 3 anni, ella deporrà più di 500.000 di uova. Ciascun uovo viene deposto in fondo a una celletta. Dopo 3 giorni di incubazione, dall'uovo esce una minuscola larva. Mediamente all'interno di un alveare vi sono ben 10.000 larve, che bisogna nutrire quasi continuamente. Anche le api addette alla cella reale non si fermano mai. Sei giorni dopo la sua occlusione, la larva si immobilizza, tesse un bozzolo e diventa una ninfa. Dopo 12 giorni la giovane ape si libera dal suo involucro ed esce dalla celletta.
Tutte le api che nascono in questo settore della cella reale sono destinate a diventare api operaie. Malgrado siano di sesso femminile, non parteciperanno mai alla riproduzione, che è una funzione strettamente riservata all'ape regina. Da quando nasce, sino ai suoi ultimi istanti di vita, l'ape svolge istintivamente tutte le sue funzioni. Appena uscita dall'involucro, essa è pronta a lavorare. Una delle sue prime occupazioni consiste nell'intrattenere le api reali. Queste ricevono un nutrimento speciale che le renderà di dimensioni maggiori rispetto alle operaie. Tra queste, una sostituirà l'attuale regina dell'alveare. Alcuni giorni dopo, le giovani operaie costruiranno i favi che serviranno da deposito per il miele. Li costruiranno con la cera che viene secreta dal loro corpo e darà loro una forma esagonale, come quella di tutte le altre cellette dell'alveare. La giovane ape possiede questo segreto sin dalla sua nascita. Dopo la costruzione delle cellette, l'ape si occuperà di volta in volta dell'organizzazione e della pulizia dell'alveare. Sistema i corpi delle sue compagne sfinite, batte le ali per ventilare la regina, insomma tutte quelle attività che un'ape operaia deve svolgere durante la prima metà della sua esistenza. All'età di 3 mesi l'ape operaia cambia vita. È arrivato il momento di lasciare l'alveare per entrare in un mondo nuovo fatto di sole, di colori, di odori e di fiori. Eccola diventata ape bottinatrice. Di ritorno all'alveare, ella affida il suo carico di miele a un'operaia che lo immagazzina nelle cellette. Il nettare raccolto dai fiori è inizialmente accumulato in uno stomaco speciale dell'ape bottinatrice, dove comincia a trasformarsi in miele. L'ape bottinatrice ne usa una piccola quantità per il suo nutrimento, il resto viene depositato nell'alveare. L'ape bottinatrice ha una costituzione adatta al suo lavoro. Da entrambi i lati della testa ha 2 grossi occhi, composti ognuno da 6.000 faccette, gli ommatidi. La bocca è costituita da un lungo tubo per suggere il nettare. Le zampette posteriori sono ricoperte di spazzoline pelose e di cestelli per raccogliere e trasportare il polline. A meno di 2 mesi di vita l'operaia è già al termine della sua esistenza, sfinita dall'incessante lavoro al servizio dell'alveare. Lavorerà senza mai fermarsi fino ai suoi ultimi istanti, quando il corpo, ormai esausto, cadrà da qualche parte, forse nel frutteto, come i petali di un fiore. Nell'alveare la vita continua. Nel frutteto la fioritura è terminata, le api debbono scoprire in fretta un'altra fonte di nutrimento. In prossimità dell'alveare ci sono poche piante selvatiche in fiore. I campi spogli sono pronti a ricevere le sementi, perfino le erbacce non fioriranno più. Dall'alveare alcune api esploratrici sono mandate in ricognizione. La loro esplorazione si estende intorno per oltre 1 chilometro. Una di loro ha scoperto un campo di trifoglio rosso. Torna rapidamente all'alveare, informa le api bottinatrici della sua scoperta. E attraverso una sorta di danza comunica alle sue compagne la direzione e la distanza che separano l'alveare dal campo di trifoglio. Fa gustare a ognuna di loro un assaggio del nuovo nettare, fa loro capire perfino il tipo di fiori che ha trovato.
Presto centinaia di api bottinatrici lasceranno l'alveare e si dirigeranno verso il luogo indicato per raccogliere il ricco nutrimento. Così, dalla primavera all'autunno, l'alveare vive dell'abbondanza dei fiori e ai fiori è assicurata la vita grazie al lavoro delle api bottinatrici.